Questo video è in collaborazione con Keyforge Italia, Grande Inverno e Fantasiastore.it, dove se inserirete i codici riportati in descrizione riceverete il 5% di sconto. Da quando ho iniziato a giocare a Keyforge ho sempre notato che la domanda più frequente dei nuovi giocatori è sempre stata la stessa. Quale espansione conviene comprare e qual è la più competitiva? In questo video andremo ad analizzare ogni singola espansione e riusciremo a dare una risposta a questa domanda. Signori, partiamo quindi con Il Richiamo degli Arconti, prima espansione di Keyforge. Andiamo a dargli un'occhiata. Il 15 novembre 2018, Keyforge apre i battenti con la sua prima espansione, Il Richiamo degli Arconti. In questa espansione, la competitività dei mazzi si scontra con altri mazzi della stessa espansione, non avendo metro di paragone con altri mazzi di espansioni diverse. Questo rappresenta un Eden dove casate come Ombre, Logos, Selvaggi e Dis possono scorazzare libere senza preoccupazioni di nessuna sorta. Il Richiamo degli Arconti è anche l'espansione che consacra i mazzi Rush e OTK. Tutt'oggi, dopo poco più di un anno di gioco, i Rush rappresentano un osso duro da spezzare, soprattutto se non si hanno armi per arginare la loro dilagante produzione di ambre. Mentre per gli OTK, i classici mazzi con casate Logos, Selvaggi e una terza casata scelta, si sono visti indeboliti grazie al nerf uscito attorno alla fine di maggio 2019, dove sia Trucco della Civetta di Casa Ombre, che di solito rappresentava una delle carte must have nei mazzi Rush, che accesso alla biblioteca di Casa Logos, fondamentale per innescare l'effetto OTK in combo con semi di Nepenti di Casa Selvaggi, si sono viste depotenziare il loro effetto. Per quanto riguarda invece l'OTK tradizionale esclusivo di Casa Selvaggi, in descrizione vi lascio il link dell'articolo di Keyforge Italia che ne parla, di nerf non se n'è neanche parlato, visto che per innescare l'effetto che fa vincere in un solo turno servono ben 6 carte, e questo rappresenta una difficoltà elevata nella sua realizzazione, almeno che non si abbiano carte nel mazzo che ciclino o che archivino molto. Ad oggi questa prima espansione viene considerata da un buon numero di giocatori la più valida, sia a livello di meccanica che di giocabilità. Infatti, nei tornei ufficiali, del 100% dei mazzi partecipanti, circa il 60%, se non di più, vengono rappresentati da mazzi di questa espansione. Nello stesso periodo in cui sono stati annunciati i nerf di trucco ed accesso, la seconda espansione di Keyforge ha visto la luce. Il 30 maggio 2019, l'Era dell'Ascensione ha presentato 204 nuove carte di gioco ai forgiatori, aumentando l'interesse già alto per questo gioco e portando con sé due nuove meccaniche, Alpha ed Omega. Ma ahimè, nonostante tutte le notizie rilasciate tempo prima, non è andata proprio come si credeva. Questa espansione a mio avviso è stato un flop, visto che più che potenziare casate, che in Il Richiamo degli Arconti facevano fatica a stare dietro a Ombre e compagnia, hanno abbassato la potenza media di ogni casata, rendendo così il gioco, da prima bello, frizzante e divertente, monotono e statico. Già prima del rilascio si stava parlando di arginare la presenza di Rush nei tornei, visto che gli OTK avevano smesso di esistere dopo i nerf. Ma non si sono create carte che effettivamente potevano fermare il loro eccessivo potenziale. L'unica soluzione valida al quale si è pensato è stata la combinazione di Casa Logos con Scissione Binata e Trapianto Dimensionale, che però non sempre rappresentava una seria minaccia. Una combinazione di due carte in un mazzo da 36 aveva una possibilità di essere pescata molto inferiore rispetto ad un mazzo che era stato creato per produrre ambra. E quindi, dopo i primi acquisti dettati dalla curiosità, si è notata una controtendenza che portava i giocatori a scegliere Il Richiamo degli Arconti piuttosto che l'Era dell'Ascensione, con conseguente abbassamento delle vendite di quest'ultima. 6 mesi dopo, una nuova espansione viene presentata alla community ed è subito una corsa all'oro. L'8 novembre 2019, Mondi in Collisione si presenta nei negozi con due novità: le nuove meccaniche Esaltazione ed Adirazione e l'uscita provvisoria dalle scene di Casa Marte e Sanctum e l'entrata delle case Federazione Stellare e Repubblica Sauriana. Questa notizia, appresa mesi prima del rilascio, crea una scissione, mandando in estasi alcuni giocatori, deludendone altri. I primi, felici di apprendere che il gioco sta evolvendo, sono curiosi di scoprire cosa potranno portare le nuove casate al gioco, mentre i secondi sono infelici perché Sanctum viene accantonato per far posto ad una casata alternativa, mentre concordano con la maggior parte dei giocatori all'esclusione di Marte, casata che a loro parere è risultata inutile dall'Era dell'Ascensione, perché quasi sempre antisinergica con le altre casate. La terza espansione di Keyforge aggiunge una componente di controllo board che prima di allora non era mai stata vista in questo gioco. I Sauriani sono esattamente le grandi bestie che ci avevano promesso,
e tra loro ci sono carte che impediscono l'abilità ruba di Casata Ombre e vanificano il trasferimento di ambre catturate nella riserva avversaria, fermando così mazzi che nelle due espansioni precedenti avevano un controllo ambra esagerata. La Federazione Stellare invece va a fermare egregiamente i Rush con un solo artefatto, la Pietra di Quixel, che va a limitare il dispiegamento di Pixie della Polvere e Compagnia Bella, impedendo così la produzione incessante di ambre da parte di quest'ultimi. Ma la casata che più ha convinto è Dis, che avendo la carta più forte del gioco, a mio parere, fa davvero faticare i Rush nella forgia. Sto parlando di Infornace, carta esagerata, che non solo epura due carte dalla pila degli scarti, ma ne danneggia anche la riserva avversaria se le carte epurate hanno bonus ambre. Se in un mazzo se ne posseggono più copie e si possiede anche la carta Isteria, in un solo turno si potrà letteralmente spezzare la strategia e disturbare la riserva avversaria, rendendo un Rush un mazzo normale che non fa più paura. Ma la cosa non si ferma soltanto ai Rush, ma a qualsiasi mazzo che si ritrova contro un mazzo con questa combinazione di carte. Quindi, alla luce di queste considerazioni, quale espansione conviene comprare? Il mio consiglio è quello di prendere in considerazione per la maggior parte il richiamo degli arconti e mondi in collisione, lasciando stare l'era dell'ascensione. E se volete restringere ancora di più il campo di scelta, vi consiglio di acquistare la prima, se vi ritrovaste a dover prendere una decisione tra l'espansione rossa e la viola. Se invece avete solo a disposizione l'era dell'ascensione e mondi in collisione, beh, Sauriani e Federazione vi aspettano. Quindi, alla luce di tutto quello che è stato detto, la classifica di scelta, prendendo in esame una percentuale, è la seguente. Al terzo posto con il 5% c'è l'era dell'ascensione, al secondo con il 45% mondi in collisione e al primo con il restante 50% il richiamo degli arconti. Ovviamente con l'uscita di mutazioni di massa queste percentuali verranno completamente stravolte, ma non prima di maggio 2020. Dato ufficiale del rilascio. Mi auguro che questo video vi sia stato d'aiuto e spero che lo condividiate con chiunque presenti un dubbio su quale espansione comprare. Vi invito inoltre a lasciare un like, ad iscrivervi al canale o più semplicemente a esprimere un vostro parere nei commenti. Grazie per essere stati con me. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!